Potenta, para ragazzi, qua Max Lo, Jimmy Grado, oggi sono da solo e sono qui a presentarvi un nuovo Pink Pale. Infatti oggi sono qui a presentarvi il Pink Pale di Samir Nasri, Man of the Match, quindi la carta arancione, diciamo, la prima carta arancione di tutto FIFA 14. Quindi mi sembra una cosa abbastanza tattica, anche perché è uscito ieri sera, quindi diciamo è uscito oggi e proprio io lo corono con il Pink Pale lo stesso giorno in cui questa carta è uscita. Prima di iniziare volevo ricordarvi di passare da FIFA con gli stessi, se siete interessati a comprare i crediti di FIFA, è un sito affidabilissimo e poi vabbè, non, a parte che non considererei mai un sito non affidabile, vi dà anche i crediti spesso e volentieri in pochissimo tempo. Poi ragazzi, volevo anche dirvi questa piccola cosa: faccio oggi il Pink Pale allora innanzitutto perché è uscito Nasri, secondariamente perché nei prossimi giorni dovrò studiare, ecco, quindi non aspettatevi un altro video domani. E poi vi dico solo che per un po' di tempo, magari un 3 o 4 giorni, o meglio un 2 o 3 video, non ci saranno Pink Pale, perché poiché ne ho fatti 3 quasi tutti di fila, quindi è una cosa abbastanza tattica. Comunque non ho altre cose da dire, ho solo da ringraziarvi appunto per il successo che ha ricevuto il Pink Pale di Ibrahimovic. Abbiamo superato i 3400 mi piace, vediamo se supereremo i 2500 per questo Pink Pale. E ragazzi, per favore mettete già mi piace proprio per caricarmi e fate un commento come l'avete fatto sull'altro video, quindi Axel siamo con te. C'è una frase, voglio una frase che mi carichi un macello. Comunque possiamo già twittare su Facebook, dato che non mi sembra di avere altro da dire. Pink Pale Nasri Man of the Match Xbox One. Ecco, non so se lo sapete, ma la carta Man of the Match è quella carta che viene attribuita a un giocatore se li disputa, se non mi sbaglio, una partita relativa a una coppa. Molto bene, solamente non so perché l'hanno introdotta adesso e non magari con la Champions League. No, è uscito il post, no, pensavo di non averlo fatto uscire. Come vedete ora stanno arrivando gli inviti. E ultimissima cosa, non so se avete visto, ma non l'ho mai usato. Perché non l'ho usato? Perché devo studiare, devo ancora finire i compiti, quindi devo finire il prima possibile. Ecco perché anche, non dico che questo video sarà maleditato, però non ci metterò sotto le canzoni. Sarà un Pink Pale epico come al solito, però senza le canzoni sotto. Io accetterei proprio questo invito qua, non ho neanche visto il nome, proprio a random. E andiamo a vedere contro chi stiamo per giocare. Ste7 Game, andremo a giocare contro uno che si chiama Ste7 Game. Quindi speriamo comunque di vincere, perché minchia, 600.000 crediti costa. Quindi andiamo ad invitare. Intanto io apro il mio gatto, guardate che bomber. Ragazzi, casualità vuole che sia arrivato adesso mio padre. Però gli ho detto che stavo facendo un video. Che bella la sua maglietta. Non questa, l'altra è molto bella. Quindi ora togliamo qua, fatemi fare un attimo una cosa e facciamo gioco, ragazzi. Siamo pronti? Allora, visto, è successo una cosa abbastanza tattica, ovvero che è arrivato mio padre, anche se ve l'ho appena detto. Ops. Scusate, questa qua, oddio, si è buggata. Questa è proprio buggata. Io contro i 4-3-1-2 ho sempre perso. Dio santo, la connessione del mio avversario si è interrotta. Allora ragazzi, che cos'è successo? Non so perché facciano così. Praticamente succede così quando qualcuno partecipa al mio gruppo mentre noi stiamo giocando. Ma io dico, ma se non siete capitati, magari capiterete nel prossimo, perché dovete rovinare il video che sto facendo? Ora, ahimè, non ho idea di chi sia stato, perché l'avrei volentieri bannato. Però adesso lo andremo a rinvitare. Il mio avversario ha abbandonato la partita. Oddio, quando iniziano a far così. Cambio sfidante. Se abbandona ancora, il cambio sfidante. Porca miseria. Allora, ragazzi, cosa è successo? Praticamente, questo qua, partecipando al gruppo, ci ha fatto saltare la partita. E poi non so perché, ma era successo anche col Gab una volta. Da quel momento noi non ci riusciamo più a connettere. Quindi cos'è successo? Che continuava a dare errori su errori. Io voglio fare questo Pink Pale e quindi ora andrò ad accettare un altro invito a caso. Ecco, mi dispiace veramente per quella persona, adesso non mi ricordo neanche più il nome. Però ragazzi, se c'è qualche idiota che partecipa al gruppo anche dopo che ho scritto stop, io non ci posso far nulla. Comunque adesso andiamo ad accettare un altro invito a caso e abbiamo trovato un Nick Cari 00, quindi andremo a giocare contro Nick Cari 00. È arrivato! Speriamo che nessun altro partecipi, aspetta. Chiudiamo il gruppo e andiamo a giocare. Dai, io speriamo anche contro questo ce la si faccia. E ragazzi, finalmente, o meglio, speriamo che adesso tutto vada. Questo utilizza un 4-1-2-1-2 tutto d'argento. Non mi ispira sta cosa. Sta cosa non mi ispira affatto. Aia, non mi è mai capitato un giocatore che utilizzasse tutti gli argentoni. Però vabbè, noi ovviamente spereremo di vincere, perché non voglio sganciare un giocatore da 600.000 credits. E siamo partiti.
subito! Madonna! C'è subito il gol! Al primo minuto! Samuel Eto'o! Oddio che gol! Copa! L'abbiamo copato! Oddio! Oddio che gol! Grandissimo Samuel Eto'o! Grandissimo Samuel Eto'o! Eto'o, dai Nasri, vede Samuel Eto'o che 2-0 al settimo minuto, 2-0 doppietta di Eto'o. Madonna come siamo partiti. Oddio, non roviniamo nulla, non roviniamo nulla. Grandissima, vai Ramirez, vai Ramirez, vai Ramirez, vai Ramirez, vai Ramirez. Vai Nasri, Samir, fammi vedere chi sei. Paro, sì, gol, 3-0. Oddio, pensavo fossi fuori gioco. Come siamo partiti al sedicesimo, 3-0. Dai, oh, questa è la nostra partita, non possiamo mollare. No, no, che fondo schiena. E vabbè, ma che fondo schiena, 3-1. Porca vacca. Madonna. Samir, fammelo, 4-1 al 45esimo. Madonna, se è forte questo man of the match Nasri. Mamma mia. Madonna, Marcelo. No, no, non è entrata. Ehi, dai, come fa a non essere fallo, signor arbitro? 4-2, io palo, lui ancora sul mio errore. Roni li scarta tutti, 5-2. Dai, bella azione. Devo dire, gran bella azione. 5-3, mannaggia. No, 85esimo. Tecnicamente parlando dovrebbe essere già chiusa. Speriamo che sia appunto tale. 2 minuti dovremmo avercela fatta. Comunque vadano le cose. Sì! No! Vai Ronny! Sono privati del portiere! Sì! Aspetti arbitro! La prego! Boom! No! Volevo vederla! Magari entrava! Comunque! Abbiamo vinto! Buono! Ci teniamo il primo... Siamo partiti bene con i Man of the Match e speriamo di continuare così! Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi esorto a lasciare un bel mi piace, un bel commento, ecco, mi raccomando, metteteli, vediamo se arriviamo a 2500, prossimo video dovrebbe essere, credo un pack opening, dato che domani uscirà la nuova squadra della settimana, comunque se uscirà o uscirà domani sera, oppure, appunto, se finirò di studiare, oppure giovedì, se no, questa settimana uscirà anche il terzo episodio del Potici della Pala. Quindi ragazzi, vi ricordo di mettere un mi piace, di passare dalla pagina Facebook, è appunto lì che do tutte queste informazioni sui Pink Pale. E detto questo io vi saluto e vi dico potente, a Pala, e sento al prossimo video. Porca vacca, ho distrutto le cuffie. Bolla!